Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione delle 12 del nostro TG. Un'edizione che apriamo con la notizia della scomparsa di Boris Pahor, testimone degli orrori del Novecento, memoria storica delle discriminazioni verso la minoranza slovena nella Venezia Giulia, sopravvissuto ai lager nazisti, difensore della dignità e della libertà dell'individuo, degli umiliati e degli offesi. Lo scrittore è mancato nella sua casa di Trieste all'età di 108 anni. Madrelingua slovena, decano degli autori di ogni parte del mondo per la sua longevità, è morto nel sonno alle 4 di questa mattina, come ha annunciato la sua famiglia alla ADN Kronos. Testimone coraggioso dei crimini perpetrati dal fascismo e voce vibrante di una minoranza linguistica perseguitata durante la Seconda Guerra Mondiale, Pahor è stato un intellettuale scomodo per le sue ferme prese di posizione a difesa delle identità nazionali e culturali, vantando una produzione di una trentina di opere tra narrativa e saggistica. Una produzione iniziata nel 1948 con i racconti dal titolo Il mio indirizzo triestino e culminata nel suo capolavoro Necropoli nel 1967, romanzo autobiografico sulla prigionia nei campi di concentramento. È stato tradotto in oltre 20 lingue. 2 anni fa, il 13 luglio del 2020, in prefettura a Trieste, aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l'onorificenza slovena dell'Ordine per meriti eccezionali dai presidenti della Repubblica d'Italia Mattarella e di Slovenia Borut Pahor. E le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio a quella cerimonia. Ma andiamo a sentire adesso anche l'estratto di un'intervista rilasciata qualche anno fa da Boris Pahor all'ANSA. Sentiamo. Io devo dire la santa verità che per me il periodo più difficile era quello fascista, no? Capisci, quello nazista era la fame, era la malattia, eccetera, no? E era sempre pericolo di morte, insomma, no? Però il fascismo mi ha rovinato tutta la giovinezza, tutto il periodo più bello della vita, insomma, no? Il fascismo era tutta l'Europa, sa? È nato in Italia, è nato anche a Trieste, l'hanno detto loro stessi, no? E che la rivoluzione fascista è nata a Trieste nel 20, quando hanno cominciato a bruciare le nostre case di cultura, i nostri libri, eccetera, no? Ma poi si è espanso, Hitler dice Mussolini era mio maestro. Spiega, i ragazzi sono stato invitato io più di 350 volte, sa? In diversi licei d'Italia e ho raccontato questo a tutti i ragazzi, tutte le ragazze, no? E mi ascoltano e mi vengono a stringere la mano, resti ancora qui che ne parliamo, eccetera, no? Andiamo avanti con la cronaca perché è appena arrivata in redazione la notizia di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 11 a Varmo. Uno scontro tra un'auto e un camion con una persona rimasta incastrata nell'abitacolo del mezzo. Purtroppo il bilancio di questo incidente è di un morto. Poi nelle prossime edizioni dei nostri TG vi daremo tutti gli aggiornamenti. Oggi è la giornata dello sciopero nazionale della scuola, a scendere in piazza CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANIEF. La manifestazione principale si è tenuta questa mattina a Roma, in piazza Santi Apostoli, dopo il no al raduno davanti a Montecitorio, dove è in discussione un decreto che, se non sarà modificato, dicono i sindacati, farà arretrare i diritti e le tutele dei lavoratori della scuola. Anche a Udine, un presidio davanti alla prefettura. Siamo andati a raccogliere le voci dei manifestanti che ci hanno riferito anche di un'adesione allo sciopero in regione di circa il 60%. Le interviste raccolte da Davide Zanirato. Il mondo della scuola scende in strada oggi in tutta Italia con un lungo elenco di rivendicazioni. È sicuramente un lungo elenco di rivendicazioni che il governo continua a non percepire. Oggi tante scuole sono chiuse. Il personale ha scioperato più del 60%, credo che sia un segnale forte per il governo. Anche qui nella nostra regione manca organico,
manca personale ATA per tenere aperte le scuole, manca il personale, anche qui abbiamo una particolarità delle scuole slovene, manca il personale anche in quelle scuole che sono l'ultima ruota del carro. È bene che il governo davvero, se ci tiene alla scuola, se ci tiene all'istruzione, se ci tiene al futuro dei giovani, incominci a pensarci, non solo a parole, con i fatti, abbiamo bisogno di fatti. Tra le tante partite che si stanno giocando sul futuro della scuola, qual è la priorità per voi? Oggi siamo qui a Udine in manifestazione come sciopero per dire no a una riforma, a un contratto per legge, perché bisogna contrattare. Sono 3 anni che la scuola non ha il rinnovo del contratto e non riteniamo corretto, giusto, che il governo faccia per decreto legge i rinnovi. Tanta l'adesione nelle scuole, con il personale ormai in molti casi allo stremo. C'è una buona partecipazione in tutte le scuole del Friuli e le scuole d'Italia da parte dei docenti, del personale ATA, dai collaboratori amministrativi. Tutti dicono no a questo decreto legge 36, varato dal governo al mese di aprile. Ugo Previti, segretario regionale della UIL Scuola, tanta l'adesione in tutta Italia per questa manifestazione che aspettavate da tempo. Sì, certo, l'aspettavamo da tempo e stiamo vedendo anche qua, nella nostra regione c'è tanta. Abbiamo fatto un giro di telefonate nelle scuole ed è pieno. La gente è arrabbiata, la gente ha bisogno di quello che noi stiamo chiedendo, il contratto. La scuola deve essere rispettata e il governo non la sta rispettando. Non possiamo solo aspettare parole, parole, parole. Dalle parole ci vogliono i fatti. Tutti dicono che la scuola serve, però in realtà dei fatti la maggioranza, per cui sono tutti i partiti da destra e sinistra, non stanno facendo nulla per la scuola, stanno demoralizzando le persone ci dobbiamo rendere conto che in questi 2 anni di pandemia la scuola ha lavorato sempre, era sempre presente, pur non avendo attrezzature, mezzi, con i propri mezzi ha lavorato e ha dato un segnale forte al popolo intero, e questo non è rispetto per tutto il personale, dal collaboratore scolastico al dirigente passando per i docenti, ci vuole rispetto per i lavoratori tutti della scuola. Adesso ci spostiamo in ospedale a Udine per un intervento d'urgenza, un'endoscopia d'urgenza per rimuovere dallo stomaco di un paziente un orologio. Lo vediamo in queste immagini, che l'uomo, un uomo di 52 anni, aveva inghiottito per sbaglio. Un'equipe medica e infermieristica della struttura di gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia di Udine ieri è riuscita ad estrarre dallo stomaco di questo paziente l'orologio che aveva inghiottito, evitando possibili complicazioni legate al passaggio dell'oggetto stesso lungo il tratto digestivo. Gli interventi per estrarre dei corpi estranei ingoiati accidentalmente sono abbastanza frequenti, ha spiegato la dottoressa Deborah Berretti, direttore della struttura di gastroenterologia dell'ospedale di Udine. Circa 30-35 casi all'anno. Di questi 10-15 riguardano i bambini, mentre per il resto si tratta di persone adulte. Il 70% sono ingestioni accidentali, invece il 30% sono anche ingestioni volontarie, pazienti con problemi psichiatrici, detenuti o corrieri della droga. Ancora cronaca con un'operazione delle Fiamme Gialle di Treviso che hanno scoperto e bloccato una rete di commercio online di calzature contraffatte, denunciando per ricettazione e contraffazione una coppia di trevigiani che aveva commerciato sneakers con un noto marchio italiano in voga soprattutto tra i giovani, abilmente contraffatto. Nell'arco di poco meno di un anno i due indagati, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram, sono riusciti a vendere calzature solitamente del valore di mercato prossimo ai 500 euro per singolo paio al più vantaggioso prezzo di 200 euro. Le sneakers erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste degli acquirenti, diversi anche in Friuli, e tutti destinatari di una sanzione che va da 100 a 7.000 euro per incauto acquisto di merce contraffatta.
Adesso ci spostiamo a Monfalcone nello stabilimento Fincantieri, dove è in corso la cerimonia per il varo di Explora 1, la prima nave da crociera costruita per Explora Journeys, il brand di lusso di MSC Cruises. Lì c'è per noi Francesca Santoro, che vedo pronta nel nostro monitor. Allora Francesca, buongiorno, ti cediamo subito la linea. Buongiorno Angela, siamo allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Oggi una giornata importante perché è prevista la cerimonia del varo di Explora 1, la prima di quattro navi costruite appunto a Monfalcone per la MSC, una nave di extra lusso per la nuova linea appunto di MSC chiamata Journeys, una nave che sarà all'insegna del rispetto dell'ambiente, sarà moderna sotto ogni punto di vista, sarà quindi un altro gioiello dei mari che entrerà in funzione nel maggio del 2023. Nello stesso tempo è cominciata la costruzione di Explora 2, sempre nello stabilimento di Fincantieri a Monfalcone, questa entrerà in funzione nell'estate del 2024. Oggi alla cerimonia sono presenti il chairman di MSC, Pierfrancesco Vago, oltre ai vertici di Fincantieri, Claudio Graziano e Pierroberto Folgero, rispettivamente presidente e amministratore delegato, oltre ovviamente ai rappresentanti delle maestranze, proprio perché si tratta di una cerimonia in presenza dopo un lungo periodo in cui queste cerimonie venivano svolte senza appunto una grande partecipazione causa pandemia, quindi si tratta di un successo sotto tanti punti di vista. Per il momento ti restituisco la linea. Grazie allora Francesca Santoro per questo contributo, e da Monfalcone ci spostiamo a Gorizia, perché l'assemblea di SDAG ha approvato il bilancio 2021 dell'autoporto di Gorizia, approvando anche la modifica dell'oggetto statutario e l'ufficializzazione quindi della qualifica di interporto. Il risultato ottenuto nel 2021 è stato un risultato ottimo, ha sottolineato l'amministratore unico Giuliano Grendene. Nel 2021 c'è stato un incremento nell'area agroalimentare con un aumento di movimentazione delle palette del 2% rispetto al 2020 e un incremento del fatturato del comparto logistico del 6%. I parcheggi per mezzi pesanti hanno raggiunto un totale di 81.076 camionisti che hanno utilizzato i servizi a disposizione nelle aree di sosta, con un più 17% rispetto al 2020 e un più 10% rispetto al 2019. Il cambio dell'oggetto statutario e quindi l'ufficializzazione della qualifica di interporto è un altro passaggio importante che consentirà alla struttura di ottenere un riconoscimento a livello nazionale ed europeo e accedere così alla richiesta di finanziamenti dedicati. I prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici residenziali e non residenziali nel mese di aprile sono aumentati del 2,4% su base mensile e del 10,5% su base annua, e quanto rileva l'Istat, che oggi ha diffuso anche i dati dei prezzi alla produzione dell'industria. Ad aprile segnano un più 0,2% su base mensile e un più 35,3% su base annua. E aumentano anche i prezzi dei prodotti che fanno parte del settore pesca, una conseguenza anche dell'aumento del prezzo della benzina, o meglio del gasolio utilizzato dai pescherecci. Il settore lancia un SOS, bruciati 200 milioni di euro di fatturato. Sentiamo. Preso vigore in tutta Italia la protesta dei pescatori contro il caro gasolio. Gli operatori del comparto ittico non riescono più a rientrare dei costi della propria attività, essendo triplicati in pochi mesi. Dall'inizio del conflitto russo-ucraino a oggi sono andati in fumo circa 200 milioni di euro di fatturato. Di conseguenza potrebbero scarseggiare sui mercati alcune specie di pesce. A stimare per la prima volta con l'ANSA gli effetti del caro gasolio sul settore ittico è la Fedagri Pesca Cooperative, su un fatturato in tempi di pace, ovvero
al netto dell'impennata dei costi di carburante. E in molte famiglie è già scattato l'effetto scorta, come avvenuto per il lockdown, e quindi chi può acquista e congela pesci, molluschi e crostacei per paura di non trovare prodotto ittico nazionale. Quanto ai prezzi in pescheria o ristorante, rileva un monitoraggio dell'associazione, si registrano complessivamente da marzo a oggi aumenti fino al 30% per il consumatore finale e praticamente nulla in più per le tasche del pescatore. Secondo Fedagripesca, potrebbero scarseggiare sui mercati prodotti italiani di fine stagione come acciughe e sardine, ma anche nasello, pesce spada, sogliola e spigola. Una situazione è tornata a essere incandescente nelle ultime ore, dopo il fermo dei pescherecci nella prima settimana di marzo. La tensione nelle marinerie da nord a sud è altissima. Molti pescatori hanno deciso di non uscire in mare e di protestare. E allora vediamo quali sono gli aggiornamenti che ci arrivano dal fronte della guerra. L'ANSA in questo momento titola in apertura: in Russia 1,5 milioni di rifugiati dall'Ucraina sono arrivati sul territorio della federazione dalle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e anche appunto dall'Ucraina. Lo ha dichiarato oggi una fonte delle forze dell'ordine all'agenzia russa TASS. E poi sempre secondo fonti russe, oggi la prima nave da carico lascerà il porto di Mariupol dopo 2 mesi di blocco. E anche il presidente turco Erdogan scende in campo per cercare una mediazione tra Russia e Ucraina. Andiamo a sentire il servizio. Dopo il pressing diplomatico degli ultimi giorni da parte di diverse capitali europee, anche Ankara torna alla carica nel tentativo di far scoccare la scintilla che inneschi il dialogo tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per arrivare al tanto auspicato cessate il fuoco e intavolare delle serie trattative tra Mosca e Kiev. Ad annunciare il contatto con il presidente russo e quello ucraino è stato lo stesso Erdogan. Il leader turco, dopo il piano di pace prospettato dall'Italia e l'offensiva telefonica portata avanti da Scholz e Macron, non vuole certo rischiare di perdere quel ruolo di mediazione che la Turchia ha rivendicato fin dalle prime fasi del conflitto. Così il messaggio che il sultano rivolge a Putin e Zelensky è uno solo: è arrivato il momento che vi parlate. La Turchia, ha assicurato Erdogan, continuerà senza sosta a chiedere alle parti in conflitto di utilizzare tutti i canali del dialogo e della diplomazia. Proprio come hanno chiesto il presidente francese e il cancelliere tedesco, che da Putin hanno incassato un'apertura su possibili negoziati diretti col leader ucraino a patto che l'Occidente smetta di inviare armi a Kiev, con un primo terreno di confronto che potrebbe essere quello del blocco dei porti ucraini e della conseguente crisi del grano. Intanto il presidente turco gela gli alleati, ribadendo il veto della Turchia all'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e parlando di fumata nera nei recenti colloqui con Helsinki e Stoccolma. Veniamo ai dati sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. Ieri in Italia 14.826 nuovi casi e 27 vittime. I casi di positività sono stati riscontrati con circa 142.000 tamponi, 50.000 in meno del giorno precedente, con un tasso di positività che è salito di un punto percentuale. Siamo a 10,4. 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più. Scendono invece i ricoveri nei reparti ordinari, sono 5.234, 114 in meno. I dati del Friuli Venezia Giulia ci riferiscono di 182 nuovi casi di Covid-19 nell'arco delle 24 ore su un totale di 2.823 tamponi e un indice di positività del 6,45%. Ci sono stati anche 4 decessi, stabili i ricoveri negli ospedali, 2 pazienti Covid in terapia intensiva, 96 negli altri reparti degli ospedali regionali. Voltiamo pagina adesso e parliamo della Notte dei Lettori, che è stata presentata ufficialmente questa mattina in biblioteca a Udine. Allora andiamo a sentire quali gli appuntamenti in programma. Siamo con Cristina Marside, che è la responsabile della biblioteca Ioppi di Udine. Da qui prenderà origine non solo la Notte dei Lettori, una nuova edizione con un programma ricchissimo.
Sì, certamente, un programma che quest'anno si articolerà su 3 giornate, dal 10 al 12 giugno, e che vedrà il coinvolgimento, oltre che della città di Udine, anche della città di Gorizia, perché proprio fin dal bando regionale che avevamo proposto per questo evento, per questo festival, c'era la volontà di un avvicinamento a Gorizia 2025, e quindi non soltanto il momento dell'inaugurazione con, diciamo così, un incontro online fra le due città, ma anche il momento finale, il 12 giugno, vedrà protagonista la città di Gorizia. Alcuni dei nomi dei protagonisti di queste giornate? Avremo molteplici protagonisti negli incontri che sono stati organizzati da Kaya Sirok, che proprio è la presidente di Gorizia 2025, a Tullio Avoledo, Toni Capuozzo, Andrea Romoli, Antonella Salomoni. Festeggeremo i 40 anni del Teatro Incerto, Angelo Floramo con una sua Lexio Magistralis, Cecilia Scerbanenko, Lino Straurino, Mauro Ferrari, soltanto per citarne alcuni, ma sicuramente ne ho dimenticato molti altri altrettanto importanti che animeranno i nostri incontri e le nostre iniziative. Incontri che si terranno in piazze denominate Agorà. Certo, si terranno in 20 piazze, in 20 Agorà sparse nella città di Udine, quindi nel centro della città, che avrà, diciamo, il luogo d'elezione sotto la loggia del Lionello e in piazza Libertà, ma in realtà appunto in altre 19 piazze, in altri 19 luoghi della città, che in quei giorni simbolicamente appunto diventeranno quello che è il centro di tutto il festival, di tutte le iniziative del festival. E domani sera all'auditorium di Zoppola il noto esperto di geopolitica Dario Fabbri parlerà di quanto sta accadendo in Ucraina in un convegno organizzato dal Lions Club della provincia pordenonese. Sentiamo Claudia Stefani. Si intitola Ucraina, crisi globale e questione locale, la serata informativa organizzata dai Lions Club della provincia di Pordenone, guidati dal Lions Club di Sesto Arreghena in Silvis. In programma martedì alle 18.30 all'auditorium di Zoppola ad ingresso libero. Il noto esperto di geopolitica Dario Fabbri sarà il relatore della serata, visibile anche via streaming. Ad illustrare l'evento il presidente del Lions Club Sesto Arreghena in Silvis, Giuseppe Bortolussi. Lions, che sono una libera associazione che si occupa del benessere, del sociale, del benessere fisico delle persone, ha inteso voler capire cosa sta succedendo dopo questa guerra e dopo questa pandemia, dopo tutto quello che sta succedendo, che sta un momentino rendendo difficili gli equilibri che a volte sono veramente precari, no? Anche per la nostra civile coabitazione. Abbiamo invitato uno dei migliori geopolitici, quale Dario Fabbri, che è presente sulle maggiori televisioni italiane, non per spiegare il technicality della guerra, quanto per rassicurare o comunque informare l'uditorio su quelle che possono essere le ricadute, gli sviluppi in seguito a questa guerra, in seguito alla pandemia, e soprattutto in seguito anche a questa emergenza sia alimentare che energetica, che sostanzialmente ci mette in grosse apprensioni. Adesso siamo arrivati alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio, con l'Udinese. Dovrebbe essere questa la settimana decisiva per la scelta del nuovo allenatore dei bianconeri. Vediamo il servizio. La quiete prima della tempesta, potremmo riassumere così il weekend trascorso in casa udinese, un weekend in cui le riflessioni e i ragionamenti, così come le chiacchierate e i contatti, sono andati avanti senza sosta ma in maniera più calma e rilassata rispetto alla frenesia degli ultimi giorni della scorsa settimana. Chiacchierate e riflessioni che da oggi riprenderanno ad un ritmo ancora più serrato, visto che scatterà quella che con ogni probabilità sarà la settimana dell'annuncio del nuovo allenatore delle Zebrette per la stagione 2022-2023. Una stagione che dovrà confermare e possibilmente migliorare quanto fatto vedere in questo campionato, con una partenza a rilento, è vero, ma anche con un girone di ritorno da ritmo quasi europeo.
Ecco, questo ritmo l'Udinese dovrà averlo fin da subito per non trovarsi poi coi rimpianti di quello che poteva essere e non è stato, e per una stagione ambiziosa serve il nome giusto. Ecco perché la famiglia Pozzo non ha avuto fretta nel scegliere il successore di quel Cioffi che adesso, con l'addio di Tudor, è sempre più vicino al Verona, e per il sostituto ormai sembra corsa a due tra Sottil e Semplici, con il giovane tecnico dell'Ascoli che arriva dalla super stagione coi marchigiani e quello toscano che invece cerca il rilancio dopo un'avventura poco felice al Cagliari. Il problema per Sottil è quello di trovare un accordo proprio con l'Ascoli, anche se c'è fiducia. In tal senso, più lontani ormai gli altri nomi per vari motivi, tra chi è legato ad altre società e chi si porterebbe dietro uno staff troppo nutrito, uno staff che a Udine c'è già. Non resta quindi che attendere ancora un po', con la consapevolezza che a breve arriverà il nome del nuovo allenatore dell'Udinese. Intanto oggi in casa a Pallacanestro Udine riprendono gli allenamenti in vista di una settimana importante che porterà allo start delle finali playoff che prenderanno il via domenica 5 giugno. L'avversario è ancora da scoprire visto che Verona e Pistoia sono sul punteggio di 2-2. Sorride Boniciolli che recupera Esposito. Inizia oggi la settimana che porterà allo start delle finali playoff in casa APU. Domenica 5 giugno ci sarà infatti gara 1 e si inizierà a decidere chi potrà andare in paradiso e chi invece resterà all'inferno, tanto per usare una metafora dantesca. Per prepararsi a questo fondamentale impegno, la squadra di coach Boniciolli riprenderà oggi gli allenamenti un giorno in anticipo rispetto al programma precedentemente stilato. Questo perché in casa APU non si vuole lasciare nulla al caso, non c'è spazio per eventuali rimpianti, è quindi obbligatorio curare ogni dettaglio. Non c'è ancora il nome però dell'altra finalista, ma in ogni caso sarà sicuramente più stanca dei bianconeri. Sì, perché Verona, la grande favorita, dopo essere andata sulla 2-0, si è fatta rimontare da Pistoia, che ieri sera ha vinto ancora portandosi sul 2-2. Dopodomani ci sarà l'ultima e decisiva sfida per capire quale sarà l'avversario di Cappelletti e compagni. Per le finali però, si sa, rientrerà quasi sicuramente Ethan Esposito, con l'italo-americano che sembra ormai aver superato il problema alla caviglia sinistra che aveva rimediato in gara 4 contro San Severo e che lo aveva costretto a saltare tutti e tre i match giocati contro Chiusi. Rinforzo importante per Boniciolli, che adesso spera di non perdere più pezzi per giocarsi le proprie chance di volare in A1. L'APU sa di avere davanti una grande occasione e dopo la delusione dell'anno scorso con la sconfitta contro Napoli, quest'anno l'esito si spera sia diverso. Noi siamo addirittura d'arrivo di questa edizione del nostro TG, allora come sempre vi ricordo gli appuntamenti principali del pomeriggio sera sul nostro canale alle 15 come ogni giorno pomeriggio calcio, l'informazione ritorna in diretta alle 16 e poi ancora alle 19, alle 19.30 il focus sullo sport, alle 19.45 il TG News Pordenone, alle 20.45 le pillole di Fair Play e alle 21 in prima serata l'appuntamento è con Udinese Tonight. Chiude la giornata di dirette il TG della notte alle 22.30. È tutto, grazie come sempre per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Amici di Udinese TV, un saluto ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in progressivo miglioramento per la giornata di lunedì sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ancora un po' di variabilità in mattinata con tendenza poi a un miglioramento. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa tra Udine e Pordenone. Qui avremo della nuvolosità in mattinata con dei fenomeni nel corso del giorno sui settori montuosi, più asciutto invece sulle zone pianeggianti con maggiori schiarite dalle ore pomeridiane. Temperature minime contenute con valori non oltre i 10 gradi, massime in lieve ripresa con valori fino ai 22-23 gradi. E diamo uno sguardo anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste, qui avremo qualche residuo fenomeno con della nuvolosità in mattinata, tendenza poi a un progressivo miglioramento, temperature massime che anche qui non supereranno i 22-23 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località come sempre sull'app di Trebi Meteo.